Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Siamo in un palazzo prestigioso come Palazzo Madama, in un'iniziativa molto importante, 100 eccellenze italiana, 100 mete d'Italia. Che cosa significa per Bitonto essere qui oggi? Beh, è un po' la stessa emozione che abbiamo provato quando abbiamo saputo di aver superato la prima fase della candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Diciamo che io quando ero ragazzino Bitonto non è che era conosciuta precisamente per le sue inestimabili bellezze architettoniche. Oggi ci riconoscono, ci hanno segnalato tra 10 comuni per la categoria, in Italia, per la categoria della valorizzazione, la capacità di valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale. Siamo tra i 30 in Italia per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. È un bel momento di promozione, di riscatto dell'immagine di una città che merita troppo per avere così poco. Ecco, e qual è l'angolo del, diciamo, il posto che, del cuore di Bitonto per lei, il simbolo che è un po'... Ma, insomma, come la stragrande maggioranza dei cittadini, per tanti motivi, sicuramente la cattedrale, la nostra cattedrale di San Valentino, che è stata giudicata peraltro tra le migliori 10 in Italia recentemente da Skynet, forse è lì che cominciano tutti i ricordi della mia infanzia, lì passa un arco importante della mia vita e quando voglio sentirmi un po' più tranquillo la guardo e sto meglio. E diciamo, che suggerimento potrebbe dare ai giovani di Bitonto per dare valore, maggior considerazione al territorio? Ma io credo che se i giovani amano il proprio patrimonio storico e culturale, il patrimonio storico e culturale gli restituisce tanto. Se imparano la nostra storia, se imparano quanto sia importante fare rete, fare comunità intorno alla nostra bellezza, crescono anche loro. Io gli do un vivo consiglio di pensare di più a quello che li circonda e meno a quello che non esiste intorno a loro. E i prossimi obiettivi da primo cittadino? Gli obiettivi sono tantissimi: aumentare gli spazi verdi, aumentare la visibilità anche della città ancora di più, spingere sull'acceleratore, sulle attività produttive, sul piano urbanistico che è bloccato da 45 anni. Sono tanti gli obiettivi, sono tante le sfide, ci vuole ancora un po' di pazienza e credo che anche in questi settori daremo forti risultati. Grazie, grazie a voi, grazie a voi di essere qui. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.